Beh, intanto io vi ringrazio moltissimo perché gli spunti di precisazione ma anche di ampliamento di alcune tematiche sono state ricchissime. Non credo che possa essere proficuo una modalità di replica da parte mia puntuale su ogni singolo aspetto, anche perché ricominceremmo da capo. Credo che c'è anche uno spazio per le linee programmatiche, che sono riflessioni di carattere generale, e poi ci sarà il tempo del lavoro per affinare i singoli punti su cui ci possono essere diversità di vedute, precisazioni, cautele, eccetera. Però su alcuni punti vorrei rispondere in modo preciso e poi vorrei fare qualche considerazione di carattere generale. La prima, che proprio mi sgorga spontanea, è un sincero ringraziamento anche con una non piccola sorpresa per una, direi, generalizzata, salvo le cautele ora espresse da ultimo sulle modalità, diciamo così, di soluzione alternative delle controversie e della giustizia riparativa. Quella è una parte in cui un volto della giustizia davvero incentrata anche sulle relazioni, perché non è nella mia mente non è solo un rinviare ad altri rispetto al giudice, ma proprio un tentativo di evitare che la giustizia pur fatta lasci delle lacerazioni in termini sociali e relazionali, che sono un costo duro poi a essere recuperato. E devo dire, mi aspettavo forse qualche resistenza, una varietà di qualche scetticismo in più, una varietà di opinioni. Invece mi è parso di cogliere veramente una predisposizione positiva, ampia, condivisa in modo trasversale, ed è un volto della giustizia in cui personalmente mi piace molto potermi rispecchiare. Quindi vi ringrazio molto di questa apertura, di questa disponibilità a valutare. Poi saranno da costruire tutti gli strumenti e ci sarà il dibattito poi sulle singole cose, ma è un punto che reputo importante. Tra l'altro, anche proprio in materia penale, i risultati veramente sono molto positivi. Queste prime forme, che insomma magari non sono neanche del tutto riconoscibili proprio alla giustizia riparativa, ma insomma la messa alla prova, i lavori di pubblica utilità, stanno avendo un grosso successo. Mi hanno passato i numeri, perché non li avevo, ma mi hanno verificato i numeri. In questo momento sono 18.900 le persone che stanno svolgendo l'esecuzione della pena esterna e 9.000 circa per il lavoro di pubblica utilità. Immaginate se tutto questo fosse da aggiungere ai già sovraffollati carceri italiani, che cosa potrebbe voler dire. E poi vuol dire che ci sono una serie di ambiti in cui davvero, qualcuno menzionava quello delle lesioni stradali per esempio, dove l'incappare in un reato non è cosa che capita solo al malvagio che intende infliggere un danno intenzionale. Può succedere a chiunque. Lì c'è davvero lo spazio per una forma diversa dell'esecuzione della pena, e anche in tanti altri ambiti. Così come vi ringrazio molto per una serie di contributi puntuali, ne ho segnati molti, ma giusto per fare un esempio, l'attenzione che avete richiamato in molti sul processo esecutivo, il contributo del Presidente Grasso sul CSM, così puntuale, addirittura già formulato in un disegno di legge che sicuramente verrà preso in considerazione, l'insistenza da parte di molti sulla questione della necessità di una riforma del Tribunale della Famiglia, frammentazione delle tutele, eccetera. Anche altri mi pare abbiano sottolineato la necessità di non dismettere la legislazione dell'emergenza a cuor leggero, ma di farne oggetto di un bilancio attento. Qualcosa potrebbe anche essere mantenuto a regime, magari in forma opzionale, no? Quello che si stava dicendo prima, la possibilità di videoconferenze per determinati casi, oppure la cartolarizzazione. Io
sono molto cauta su questo, perché ho un po' vissuto il passaggio alle modalità di emergenza da giudice costituzionale. Penso che gli strumenti vadano tenuti nella disponibilità, ma senza mai sacrificare, lo diceva qualcuno, il valore dell'incontro personale, sia nel contraddittorio sia nel collegio, che in molti casi davvero non è sostituibile con i quadratini del video, in cui pur ci si vede ma non è davvero la stessa cosa. Quindi valutare bene però anche questi aspetti, e da ultimo anche cose più puntuali: il reddito delle casalinghe è un problema importante, eccetera. Però su alcuni aspetti in particolare vorrei darvi qualche chiarimento che mi sembra dovuto. Mi pare che qualche precisazione da parte di molti è stata richiesta, per esempio sull'ufficio del processo, anche perché alcune forme erano già state sperimentate con più o meno successo, e è giusto delinearne il volto che sta emergendo adesso nell'ambito del recovery. L'assistente, il componente dell'ufficio del processo, non deve fare il giudice, non deve sostituire il giudice, non deve scrivere le sentenze, non deve decidere, non deve assumere le prove. Questo è evidente. La tentazione che questo accada c'è, perché il giudice oberato, se ha qualcuno di bravo e di valido, può anche essere tentato di suddividere un pochino il lavoro. Ovviamente su questo bisognerà vigilare. Io devo dire che, a mio parere, un disincentivo a questa tentazione dovrebbe venire dal fatto che gli assistenti dell'ufficio del processo dovrebbero, a regime, anche per i noti problemi che abbiamo detto e ripetuto da parte di molti della magistratura onoraria, essere soltanto dei giovani laureati che non restano nell'ufficio del processo per più di 3 anni. Questo è, secondo me, essenziale, perché se si crea una sorta di professionalizzazione dell'assistente del giudice, il rischio è che si confondano i ruoli, anche magari per ragioni anagrafiche, di esperienza, il giudice appena arrivato, l'assistente rimane lì, eccetera, cose viste anche in altri ambienti su cui bisogna vigilare attentamente. Invece l'assistente è un assistente, è qualcuno che va anche un po' guidato nel compito da svolgere, è tendenzialmente una persona in una fascia di età piuttosto giovane, che trae anche da questa esperienza un'importante formazione professionale, e quindi a lui devono essere affidati dei compiti specifici, prodromici rispetto al giudicare, mai delegati delle porzioni del lavoro del giudice. Questa è la figura che sta venendo fuori nel recovery fund, in cui appunto si è esclusa la presenza dei giudici onorari nell'ufficio del processo. Secondo me quella era una presenza non opportuna, perché se uno ha fatto, anche diciamo così, vecchi giudici onorari, come potrebbero accettare di mettersi, avendo giudicato fino al giorno prima, in una funzione soltanto ancillare rispetto al giudice? A mio parere non avrebbe funzionato bene. Mi sembra corretto invece tenere distinti i problemi. La magistratura onoraria darà il suo contributo all'alleggerimento della giustizia secondo le forme sue proprie. L'assistente è l'assistente ed è un'altra cosa. Scusate, un punto che non ho toccato prima, sulle strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, obbligo e incentivi. Io tendenzialmente ho parlato di incentivi e credo che quella sia la strada. Mi pare che accedere a delle forme conciliative attraverso l'imposizione sia già partire male, perché se dobbiamo metterci d'accordo, non devo essere costretta a mettermi d'accordo. Si può fare, come dire, dare incentivi, suggerire dei passaggi, dei tentativi, ma sono due linguaggi che mi pare mal si combinino, e per questo appunto bisogna immaginarli proprio nella forma, anche per preservare invece il diritto al giudice come diritto al giudice. Questa è una alternativa che deve sempre essere mantenuta.
Poi, no, ci sono alcune, scusate, alcune risposte specifiche, scusate il disordine, però le cose erano tante e seguo un po' così gli appunti casuali. Dovevo due spiegazioni a due domande diverse sugli ordini del giorno in cui ho avuto un ruolo di, diciamo così, lasciar cadere delle proposte di emendamento. Uno è quello sulla sospensione della riforma Bonafede. Un po' erano le ragioni che ho detto prima, non esacerbare il dibattito prima ancora di incominciare. La seconda ragione è che per le modalità con cui funziona la prescrizione non era indispensabile sospenderla, nel senso che pur essendo entrata in vigore, passato l'anno di moratoria eccetera eccetera, gli effetti della prescrizione, avevo i dati alla mano, si vedranno tra diversi anni, il che non vuol dire che affronteremo il problema della prescrizione fra diversi anni, ma che lo affronteremo nella sede appropriata e soprattutto costruendo un meccanismo che può essere qualcosa di diverso dal semplice prendere o lasciare l'esistente. Questa è un po' la ragione per cui non mi sembrava chiedere un sacrificio eccessivo quello di rinunciare alla richiesta di sospensione della prescrizione. L'altra domanda specifica che è tornata più volte era quella degli sfratti. Giustamente qualcuno ha detto non sognatevi che poi al 30 giugno io riprendo la casa, questo è assolutamente vero, ma qual era la ragione per cui a me è sembrato di dover non insistere in quella fase? Allora, le ragioni espresse in quell'emendamento, su cui giustamente c'era un consenso trasversale, sono quelle di distinguere i casi in cui l'incapienza economica è legata alla pandemia dai casi, come si diceva prima, del furbetto che insomma approfitta della situazione in realtà per portarsi appresso un inadempimento che aveva delle origini pregresse. Giustissimo nel merito, ma che cosa sarebbe accaduto? Allora, il 30 giugno era un termine già in vigore perché era dentro un decreto legge. L'emendamento avrebbe portato l'orologio indietro e quindi, diciamo così, c'è anche una come dire, questi cambiamenti di termine a legislazione vigente, improvvisamente quel 30 giugno per una serie di persone che pur non avrebbero il diritto di potersi approfittare della situazione pandemica per non adempiere al proprio contratto di locazione, però sarebbe stato improvviso l'anticipazione del termine. Io credo che questa rivisitazione del blocco degli sfratti vada fatta, e la proposta elaborata, il consenso elaborato già tra le forze politiche, mi sembra che possa essere capitalizzato e riproposto alla scadenza del termine che era già presente nell'ordinamento. È vero che è un sacrificio ulteriore, non era un sacrificio così eccessivo, diciamo così, da richiedere questo cambio di orizzonte temporale che avrebbe potuto mettere in difficoltà diverse persone. Queste erano le ragioni sottese alla mia posizione. Qualcuno anche lo diceva a proposito della materia tributaria, questo cambio continuo delle normative ha un costo in termini di certezza e di disorientamento dei cittadini, della sensazione anche di non avere un ordinamento su cui fare affidamento. La fiducia nel sistema giuridico e nella giustizia va coltivata anche attraverso una certa stabilità delle regole. Poi altre domande specifiche. Il senatore Balboni diceva inaccettabile l'1% del recovery fund per la giustizia. Se ci dessero di più saremmo contenti, ovviamente. Cioè, dipende da noi, dipende da tanti, perché ovviamente come noi ci sono tanti che diciamo hanno altrettante esigenze e quindi c'è poi questa cabina di regia che fa un bilanciamento complessivo. Non intendo dire, noi stiamo insistendo tra l'altro per reinserire tutta una serie di progetti e di finanziamenti che quando io sono arrivata erano stati esclusi,
In particolare c'era misteriosamente dei progetti sulla digitalizzazione presenti come progetti ma senza finanziamento, era stato escluso tutto ciò che riguarda l'esecuzione penale. Oggi pomeriggio ho una riunione proprio sulla digitalizzazione sperando di poter recuperare una quota di quei finanziamenti, e abbiamo insistito invece su quei progetti anche dell'architettura carceraria di cui vi dicevo, per riportarli. Sono 8 padiglioni che dovrebbero essere reinseriti nel recovery, quindi le mie battaglie le sto facendo, però devo anche dire che il recovery non esaurisce l'impegno dello Stato e l'impegno delle risorse pubbliche sul mondo giustizia, perché ormai da diversi anni nelle leggi di bilancio annuali ci sono 9 miliardi dedicati alla giustizia, e moltissimi di questi fondi del recovery sono un incremento, un supporto, un irrobustimento di linee che già erano previste. E da questo punto di vista le tante sottolineature: senza personale la macchina della giustizia non va avanti. Ha ragione la senatrice quando dice che in Italia il numero dei magistrati, ma non solo dei magistrati, anche del personale amministrativo, è molto basso rispetto alla media europea. Abbiamo dei numeri veramente bassissimi, però è anche vero che adesso, se ritrovo le mie tabelline, fatto salvo, diciamo così, la parte che riguarda le piante organiche, che non sono di nostra competenza ma sono il Consiglio Superiore della Magistratura, posso dirvi che negli ultimi anni gli sforzi di assunzioni nuove sono stati veramente, su questo bisogna dare atto e riconoscere il lavoro fatto dai governi precedenti, che sul piano del personale veramente hanno fatto un lavoro molto significativo. Circa 7.000 unità negli ultimi 3 anni di personale amministrativo, ci sono 17.000 unità in piano di assunzione finanziato sino al 2023. Anche in periodo di Covid le assunzioni sono continuate, e da oggi a giugno dovrebbero entrare più di 4.200 unità di personale negli uffici. Quindi diciamo l'attenzione su questo tema c'è. Del resto, anche per tutta la parte degli uffici del processo, il grosso del recovery è proprio dedicato alla parte del personale, sono 2 miliardi mi pare, 3 dedicati al personale nelle varie articolazioni che dovrebbero andare a supporto. Quindi posso rassicurarvi che su questo fronte l'attenzione non solo del governo e del ministero da quando ci sono io, ma ben prima, era veramente ben focalizzata. C'era stato un accenno che non voglio lasciar cadere alla violenza sulle donne. Gli strumenti normativi sono strumenti, credo, molto ben congegnati. C'è un monitoraggio che si sta facendo sul funzionamento, sull'implementazione di tutte le misure, comprese quelle del trattamento in carcere a cui si faceva riferimento. Ovviamente sono misure recenti, ci vorrà tempo perché diano i loro frutti. Il Ministero le sta verificando con molta attenzione ed è tutto pubblicato sul sito. Sono d'accordo con lei, io credo che su questo non si è fatto abbastanza, non siamo ancora a livelli soddisfacenti. I dati lo dicono sempre, anche quest'anno numero di omicidi in generale cala, ma non quello dei femminicidi, e questo è un fatto molto preoccupante. Sono d'accordo con lei sul fatto che le misure giuridiche debbono essere accompagnate sempre da strumenti di prevenzione e quindi di un lavoro culturale, formativo, riabilitativo molto molto importante. Non voglio lasciar cadere, tra le tante cose, le sollecitazioni del Presidente Grasso sulle questioni delle lotte alle mafie, in particolare i problemi che segnalava su due punti specifici: la rivisitazione dello scioglimento delle amministrazioni, soprattutto degli enti locali, per infiltrazioni mafiose, e l'amministrazione dei beni confiscati, a cui si aggiungevano considerazioni anche di altri sulle aste giudiziarie.
Io credo che su questi temi occorra un lavoro, una riflessione, anche perché il cuore della questione è che l'intervento delle istituzioni pubbliche quando entra nella lotta contro la mafia non può permettersi neanche di apparire inefficiente, perché c'è un valore simbolico importante, oltre che di effettività, ma anche simbolico importante, in cui deve apparire in modo chiaro che lo Stato è in grado di far fronte e di gestire determinate situazioni avvelenate dalla presenza di determinate modalità di controllo e di azione. Quindi ho preso nota con grande attenzione, tra l'altro siamo alla vigilia di una ricorrenza importante, no? Il 21 marzo, che sarà poi quest'anno anticipato, credo a sabato, è la giornata anche di commemorazione di tutte le vittime della mafia. Questo problema italico non può essere sottovalutato, l'ho già detto in apertura, è un problema su cui vigilare particolarmente nel momento in cui appunto un grande flusso di denaro sta per essere immesso in circolazione. Sappiamo bene che sarà utilizzando gli strumenti esistenti, ma anche rivedendo questi punti che sono stati segnalati. Tante cose mi verrebbero da dire, ma forse, a parte una cosa che volevo dire alla senatrice Rossomando, che Torino è una delle sedi virtuose che stiamo considerando, e riguardo a Monza, che è una delle città, diciamo così, di quelli che entrano nel recovery. Qualcuno mi chiedeva quali fossero le cittadelle, gli interventi previsti nel recovery dal punto di vista dell'edilizia sono Benevento, Bergamo, Latina, Monza, Perugia, Trani, Velletri, Roma, Venezia, Reggio Calabria, Napoli, Bologna, Genova, Milano, Torino, Bari, con i problemi notevoli che abbiamo, Cagliari, Messina, Palermo e Firenze. Sono 420 milioni con il recovery che si aggiungono ad altri fondi già stanziati. Forse chiuderei con due osservazioni, anzi tre, una piccolissima. Qualcuno ha richiamato la legge Pinto, dove giustamente bisogna ricordarlo, se il tema è la lentezza del processo dobbiamo ricordarci che l'impatto economico non è soltanto, per usare così una distinzione tradizionale, il lucro cessante per cui scappano gli investimenti, ma c'è proprio anche un danno emergente. Questi ritardi costano, abbiamo un sacco di condanne, e poi le condanne Pinto sui ritardi della legge Pinto, cioè siamo a una situazione davvero paradossale da questo punto di vista, per cui c'è un'urgenza enorme. Ma vorrei chiudere con una notazione di carattere istituzionale, una duplice notazione di carattere istituzionale. Qualcuno ricordava una sentenza della Corte Costituzionale in materia di lesioni stradali che chiedeva un intervento del Parlamento. La Corte disse: non c'è una manifesta irragione. Esatto, grazie, esatto. Questa non è che una delle tante sentenze della Corte Costituzionale che attendono una risposta del Parlamento. Io, da Presidente della Corte Costituzionale, mi ero permessa di sollecitare molto, di insistere molto sulla necessità, per un corretto funzionamento della Corte stessa, di una maggiore attenzione a questi moniti, a questi richiami, a questi inviti. A volte sono inviti più energici, no? Perché per esempio in materia di diffamazione a mezzo stampa c'è un termine, cioè se il Parlamento non farà nulla, la Corte interverrà. Certo. Proprio per quanto credo nel ruolo specifico dell'uno e dell'altro, del Parlamento e della Corte, permettetemi di dire: non perdiamo queste occasioni. Si può capire che alcune scelte sono particolarmente divisive, eccetera, ma io credo che tanti altri richiami della Corte Costituzionale semplicemente non arrivano abbastanza all'attenzione del legislatore. Mi viene proprio da invitare accuratamente di controllare, di guardare, di farci carico, perché io credo che anche la Corte
resterebbe più adeguatamente, diciamo così, nel suo specifico, con gli strumenti più adeguati, se potesse contare su una risposta pronta del Parlamento. I casi che sono stati menzionati sono alcuni, ce ne sono altri, e penso che potrebbe essere veramente una stagione bella quella in cui il Parlamento incomincia a rispondere, a replicare a questi inviti della Corte. L'ultimo, ho lasciato da parte tante cose, adesso per esempio vedevo un'annotazione sulla questione della salute mentale in carcere. So bene di che cosa parla, ho visto, ho anche scritto alcune sentenze in questa materia. È un problema enorme. Chi deve essere curato deve essere curato. In carcere viene solo esacerbata la malattia, non si può usare il carcere per un contenimento che ha di pericolosità che c'è, ma che ha una natura e un'origine diversa. È un terreno su cui bisogna assolutamente dare attuazione a tutti gli strumenti che ci sono e rafforzare questa sensibilità della salute fisica e psichica in carcere a beneficio di tutti, perché io credo, giustamente qualcuno sottolineava, il carcere non è solo i detenuti, ma anche la fatica del lavoro dell'amministrazione della polizia sarebbe dimezzato se non dovessero doversi far carico anche di problemi che non competono appunto a un problema semplicemente di custodia, ma avrebbero altre ragioni. Scusate la deviazione, ma non potevo non raccogliere questo elemento. L'ultima, mi ha fatto molto piacere che abbiate colto, diciamo così, nel mio suggerimento di metodo, anche un richiamo, come dire, una responsabilità di tutti, anche del Parlamento. La legge delega può essere una legge che rimane ineffettiva se i tempi si dilatano, se il governo non dà attuazione, eccetera. Noi ci siamo impegnati a fare di tutto e oggi, proprio oggi pomeriggio, alle 2 e alle 4 incominceranno i lavori dei due gruppi i primi due gruppi di lavoro sul processo penale e processo civile. Cercherò di usare tutta la capacità persuasiva che ho per invitarli davvero a fare presto e usare solo le poche settimane che ci siamo dati per completare le nostre proposte. Ovviamente abbiamo bisogno di un'altrettanta sollecitudine da parte del Parlamento per poi poter usare il tempo a disposizione per i decreti di attuazione. Quindi l'impegno da parte mia non può che risuonare anche come una richiesta di responsabilità e di tempestività da parte del Parlamento e soprattutto del vostro lavoro di commissione. Grazie davvero.